È stato condannato a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo Jacopo Setti, il responsabile della sicurezza della Bombonette di Camposanto, in cui nell'agosto del 2021 perse la vita Laila El Arima, l'operaia rimasta schiacciata in una fustellatrice. Una sentenza più pesante rispetto a quanto chiesto dalla pubblica accusa. L'azienda dovrà anche pagare una multa di 250.000 euro. La famiglia della donna, già uscita dal processo, commenta: sentenza esemplare, la morte di Laila frutto di palesi violazioni della sicurezza sul lavoro. Buonasera dalla redazione di TRC. In apertura di questo telegiornale la cronaca giudiziaria, parliamo dell'infortunio alla Bombonette di Camposanto. Nell'agosto del 2021 morì l'operaia Laila El Arim schiacciata in una fustellatrice. Il responsabile della sicurezza è stato condannato oggi pomeriggio in tribunale in primo grado a 3 anni e 6 mesi. L'azienda dovrà anche pagare una multa di 250.000 euro. La procura aveva chiesto pene più leggere. Cominciamo da qui, dal primo servizio di Lorenzo Maini. Condanna a 3 anni e 6 mesi per Jacopo Setti, responsabile sicurezza della Bombonette di Camposanto, e sanzione di 250.000 euro all'azienda per l'infortunio mortale sul lavoro di Laila El Arim, operaia che perse la vita il 3 agosto 2021 schiacciata in un macchinario. A giudizio era finito anche il nonno, fondatore titolare dell'azienda, Fiano Setti, deceduto lo scorso dicembre a 88 anni. Prima della scomparsa aveva provveduto a risarcire per oltre 1 milione di euro marito, figlia di 4 anni e fratelli della vittima. Una circostanza attenuante citata dalla giudice Natalina Pischedda durante la lettura della sentenza, che è stata però più pesante rispetto alle richieste della procura: 117.000 euro di sanzione, 2 anni di condanna per l'imputato. A pesare sulla decisione, l'aggravante accertata in sede di indagini della modifica al macchinario con la rimozione di un dispositivo di sicurezza per accelerare le operazioni di lavoro. Per l'imputato, difeso dagli avvocati Chiara e Francesco Piccaglia De Ecker del Foro di Bologna, è stata disposta anche la pena accessoria dell'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. La difesa si riserva di procedere in appello. Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dallo studio legale 3A, che ha seguito i familiari in sede civile. Dopo aver ottenuto integrale risarcimento, scrivono gli avvocati, la famiglia ha ora una parziale risposta anche in sede penale. La condanna più pesante rispetto alle richieste della procura, commentano i legali, denota il riconoscimento di palesi violazioni sulla sicurezza sul lavoro.